Bene amici di telefono.net, Nokia Lumia 900, eccolo qua in versione nera, il nuovo Windows Phone di Nokia. Troviamo la graffetta per togliere la micro SIM, vi faccio subito vedere come funziona. Si spinge l'apposito nell'apposito foro e esce il carrellino dove si alloggia la micro SIM, ma vediamo in dotazione cosa c'è d'altro. Manuali di istruzione rapidi, carica batterie di design molto carino, cavo USB micro USB e le cuffie auricolari in formato standard, non in ear. Ma andiamo a vederlo più da vicino. Monoscocca in policarbonato, richiudiamo il vano per la SIM, jack per le cuffie qui in alto, secondo microfono per la soppressione dei rumori, ingresso per la micro USB. Dietro cam 8 megapixel con doppio flash LED, Carl Zeiss le lenti, sotto l'altoparlante di sistema. Nel frattempo lo accendiamo col pulsante posto qui sul lato destro, dove troviamo anche i pulsanti per il volume e il pulsante a doppia corsa per la fotocamera. Pulsante per la fotocamera che, se premuto anche dallo standby, avvia appunto la cam stessa. Cam anteriore da 1 megapixel per le videochiamate o anche per farsi delle fotografie o delle riprese da soli. Tasto indietro, tasto Windows e tasto cerca. Windows Phone, 127,8 mm di altezza, 68,5 di larghezza, 11,5 di spessore, 160 grammi. Un gran senso di solidità, ma forse un pochino troppo pesante. Un display da 4.3 pollici da 800x480 pixel, molto bello anche se si ferma alla risoluzione canonica, diciamo così. È un AMOLED RGB, si vede bene anche al sole e la definizione, pur non essendo altissima in termini di densità per pollice, è comunque buona e i contorni sono ben definiti. Batteria 1830 mAh, diciamo che fa meglio di Lumia 800, ma non fa miracoli. Con 5 caselle mail in push sempre attive, WhatsApp, sincronizzazione Facebook, circa un'ora di chiamate, Twitter sempre attivo, si arriva a sera. Io sono alle 21, ho dovuto fare una piccolissima ricarica per fare questa prova, ero in risparmio di energia, perché quando il telefono scende sotto una certa soglia va automaticamente in risparmio energetico. Vi parlo un po' del processore, una Snapdragon single core da 1.4 GHz, tecnologia radio HSPA Plus, 21 megabit per secondo in upload, 576 in upload, 21 scusate era in download, memoria 512 di RAM, 16 giga per l'utente, anche se a disposizione andiamo subito a vedere quanti ce ne sono esattamente 13 e 61, disponibile anche come cloud SkyDrive con 7 GB a disposizione per i nuovi iscritti. Torniamo indietro, Wi-Fi, BGN, monobanda, Bluetooth, sì, solo audio, trasferisce però sia gli SMS che la rubrica al nostro impianto Bluetooth della macchina, non tutti i telefoni lo fanno, Android tendenzialmente non lo fa mai. Accelerometro c'è, giroscopio, c'è un GPS fulmineo, ve lo faccio vedere con Nokia Drive, adesso siamo al chiuso quindi non prenderà, ma quando siamo all'aperto veramente interessante. Oggi ho fatto 10 minuti di navigazione, GPS in macchina, non ha mai perso il segnale, e il GPS ho provato funziona anche offline, mettendo il telefono in modalità aereo il telefono riesce comunque a navigare. Parliamo di, come avete visto, ha recuperato il segnale del GPS anche al chiuso del mio ufficio, quindi davvero buono il GPS di questo Lumia 900. Parliamo di parte telefonica, ricezione direi ottima, proviamo a chiamare il 139. Dicevo, ricezione ottima, qualità audio nell'auricolare buona, nel vivavoce adesso lo sentiamo. Mi sentite? È veramente alto e potente. Il microfono così così, il mio orecchio fino di riferimento, che è un mio amico patito di audio, che non sa mai con che telefono lo chiamo, si è un po' lamentato, quindi qualità audio del microfono discreta. Parliamo di messaggistica, così vediamo anche la tastiera, scriviamo un messaggio.
Vedete, tastiera davvero molto molto veloce. Possibilità di comporre i messaggi anche in modalità vocale. Purtroppo, come su tutti i Windows Phone, la modalità vocale di inserimento testo funziona solo negli SMS, oppure ci sono i comandi vocali tenendo premuto il tasto Home. Purtroppo nulla a che vedere con i comandi vocali di Android, che sono molto più evoluti. Comunque, messaggistica ok, mail come sempre in Windows Phone di riferimento. Vi faccio vedere, questa è una mail in HTML, pinch to zoom velocissimo, possibilità di vedere le varie cartelle, soprattutto possibilità di avere una inbox di tutte le cartelle che abbiamo o anche solo di alcune, quindi in maniera parziale, da leggere, contrassegnate, urgenti, sempre tutto con la massima velocità. Come vedete, queste sono le mie inbox collegate, posso andare a visualizzare le varie cartelle, davvero una mail fatta bene bene bene. Parliamo di browser web, ce l'ho qui, andiamo su telefonio.net. Adesso siamo collegati sotto Wi-Fi, un browser web come su quasi tutti i Windows Phone, molto veloce sia nel caricamento sia nel pan veloce. Come vedete, non abbiamo nessun tipo di problema. Non c'è il flash player, questa è una scelta precisa di Microsoft, che non ha messo il flash player un po' come Apple sul suo iPhone. Presente la versione desktop, andiamo a vedere se l'ho attivata. Qua ci sono ovviamente le impostazioni, sì, è attivata. Vedete anche il Corriere, che è un sito abbastanza pesante, viene caricato velocemente, mentre sta caricando si riesce comunque a navigare e a fare il pinch to zoom sfrenato. Si parla di terremoto, veramente un grande abbraccio a tutti gli amici dell'Emilia, devono essere ore terribili, noi siamo qua a fare recensioni cellulari, ma se penso a quello che stanno passando loro, davvero tanto di cappello e un grande abbraccio virtuale. Comunque, dicevamo, browser come vedete veloce e fluido. Parliamo di multimedialità. Allora, multimedialità, fotocamera. Entriamo subito nelle foto che abbiamo scattato, entriamo nel nostro rullino. Ovviamente non sto qua a raccontarvi della multimedialità di Windows Phone, l'abbiamo visto su tutti i telefoni, possibilità di guardare i rullini che abbiamo su Facebook, su SkyDrive. Insomma, vi faccio vedere solamente il rullino delle foto che ho girato, che ho scattato meglio. Questa non è venuta proprio benissimo, mettiamoci in orizzontale, questa già un po' meglio. Foto che secondo me sono molto buone, si vedono bene, ben a fuoco, anche i colori vengono ben resi. Come vedete, questa è una foto fatta da vicino, ho fatto una macro di una foglia che è veramente molto molto bella. Guardate qua i puntini, purtroppo, sulla foglia della mia rosa, davvero riprodotti molto molto bene. Sì, vi faccio vedere le opzioni. Condivisione predefinita su Facebook, si può usare come sfondo, purtroppo non si può inviare via Bluetooth. Vediamo i video. Bene, trovate l'esempio anche sulla pagina della prova. Video che vengono girati solamente a 720p per quanto riguarda la risoluzione. È sempre un po' complicato, tra l'altro, anche condividere i video, perché se li condividiamo su Zoom, su SkyDrive vengono compressi. Se li condividiamo tramite Zoom serve il cavo. Su YouTube facciamo fatica a condividere. Insomma, sempre un pochino complicato condividere i video, che tra l'altro vanno a finire sotto musica e video, quelli che carichiamo. E allora parliamo subito della musica, andiamo da Michael Bublé, Moon Dance. Volume della voce davvero molto alto, buono, molto buono l'audio in cuffia e ottimo streaming Bluetooth. Io ho un accessorio sempre di Nokia che mi fa da lettore, diciamo ciuccia, lo streaming Bluetooth dal telefono e me lo converte in segnali analogici per l'amplificatore, e questo è uno dei telefoni che streama meglio la musica. Per quanto riguarda la multimedialità, c'è la radio FM RDS e vi dicevo dei video, praticamente li legge tutti perché bisogna passare da Zoom e vengono comunque convertiti, quindi i video non hanno grossi problemi di compatibilità. La visualizzazione è buona grazie al display, che è molto bello, anche come colori, pur essendo un Super AMOLED, sì, sono un po' sperati, ma nulla di esagerato. Vedete, buona anche la fluidità e il frame rate.
Torniamo indietro, per quanto riguarda la musica sul marketplace, Nokia mette a disposizione Nokia Musica per l'ascolto musicale praticamente gratuito in streaming di radio generalizzate, cioè di vari generi. C'è questa ottima applicazione che ovviamente è presente anche sullo store di Apple, l'App Store e sul Play di Google, ma su Windows Phone funziona molto bene e si tratta di TuneIn Radio. È un'applicazione che consente di ascoltare praticamente tutte le radio, sia locali sia in streaming internazionali, ma funziona su Windows Phone veramente molto bene. Di solito faccio una critica a Windows Phone che i programmatori non portano mai le applicazioni proprio paro paro come sugli altri sistemi operativi, è come se lo lasciassero un pochino in secondo piano. Su quel programma invece hanno fatto un bel lavoro. WhatsApp, come avete visto rispetto alla prova del Lumia 610 che abbiamo fatto poco fa, funziona molto meglio, molto più veloce grazie al processore da 1.4 GHz. Skype qua funziona anche molto bene. Ho ricevuto un paio di videochiamate sotto rete wifi e un paio di chiamate sotto rete 3G, non ho davvero avuto nessun tipo di problema, sono riuscito tranquillamente a chiamare. Multitasking c'è e funziona, teniamo premuto indietro. Skype per esempio è una di quelle applicazioni che rimane in background, non tutte ci rimangono, non ho ancora capito bene come funziona il multitasking di Windows Phone, prima o poi lo capirò, comunque diciamo che la funzionalità quotidiana è assicurata. Anche l'applicazione di Facebook nel tempo è migliorata, ho trovato l'ultima versione, era un po' che non provavo Facebook come client su Windows Phone, l'ho trovata migliorata, gestisce le pagine, gestisce bene anche la bacheca, insomma molto 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 bella l'applicazione di Facebook, anche se Facebook come sapete su Windows Phone è integrato, per esempio se vado nei contatti, nelle novità, vedo tutte le novità dei miei amici direttamente nel tab contatti, oltre ai contatti recenti, e possibile anche fare gruppi da mettere nella home page. Parte business, Office funziona benissimo, meno male, è di Microsoft, come potrebbe essere il contrario. Anche l'agenda funziona bene, sincronizza decisamente bene tutti i vari calendari, noi ne abbiamo 4 e tutti vengono sincronizzati molto bene. Anche la visualizzazione mensile è una buona visualizzazione. Prezzo 599 euro. Allora, Windows Phone 7 ha la pecca di poter essere personalizzato poco, se non questi tab iniziali, queste live tiles, come le chiamano in Microsoft, giustamente, perché come vedete sono animate, per esempio ci sono queste del meteo.it che ci dice il tempo, questa di Carbon che ci dice quante menzioni abbiamo, insomma, a parte questo, poca personalizzazione, bisogna passare sempre o da Zoom o da Windows Connector per passare file in maniera, tra virgolette, semplice, alcuni file non è possibile passarli, quindi non è possibile usare per esempio questo Nokia come una diciamo chiavettona esterna, ma il marketplace è cresciuto e questo Lumia 900 si usa davvero con piacere, forse qualche grammo di troppo oggi, però è stato un lunedì molto intenso per me e mi ha accompagnato bene nella mia giornata lavorativa, ho avuto tante mail, tanti WhatsApp, un po' di navigazione in macchina. Insomma, di Lumia 900 apprezzo fluidità, display e anche produttività. Non approvo assolutamente però i 599 euro necessari per acquistarlo, sono un po' troppi anche alla luce della concorrenza. Per Telefonia.net, Andrea Galeazzi.